sto guardando tutte foto insieme, ma come tu non ci sta. Magari quando riacquisterò la voce, avrò una voce più bella. Cioè, si incastrano queste ciglia, non è possibile. Ciao a tutti. Scusatemi, no, non ho il microfono disattivato. Fai? Stavo vedendo un po' l'Egitto, però adesso devo prepararmi che devo andare a fare la carta di credito con mio padre perché ne voglio una, cioè capite, è tutto per me. Ogni volta per fare le cose devo usare la sua. E quindi, cioè, capite bene che non. Cioè, è una merda. Perché poi dove mio padre deve andare a prelevare le cose, darle a me. Quando. Cioè, è più giusto che lo faccia io. Cioè, nel senso che sia la mia. Se no, è tutto un casino. Almeno vado io a fare le cose. Comunque, ragazzi, cioè, io ho appena fatte le ciglia. Si stanno già rovinando alla grande, vedo. Non so perché. Ma proprio. Io ho bisogno di un consiglio. Stavo pensando di lasciare il riposo le ciglia e di, cioè, la prossima volta che vado a farle, di toglierle. Però so che poi mi calerebbe un sacco l'autostima. Quindi non so, tipo, se farlo, di non farle per un po'. Oppure se, tipo, continuare a farle. Perché mi sono dimenticata come sono senza. Cioè, nel senso, mi ricordo solo guardando i miei video. No, vabbè, dimenticarmi, no. Però ho capito, cioè, come mi sento quando ce li ho. Cosa ne pensi di Leila? Povera ragazza. Mi dispiace tantissimo. Non lo so, perché. Non so se continuerò. Cioè, l'appuntamento per le prossime le ho prese. Però non so se togliermele o se rifarle. Ormai è da ottobre che le sto facendo sempre. Non lo so. Comunque, devo un attimino rinnovarmi la faccia perché non sono. Ciao, Pri! Auguri, Aida. Buon compleanno. Boh, raga, io da quello che ho visto su TikTok, comunque perché mi appaiono sempre molti video su quella ragazza, e penso che sia tipo scappata, quindi ancora più un casino, cioè nel senso come cacchio fa. Cioè, da una parte è meglio che ne abbia parlato pubblicamente questa ragazza, perché comunque, cioè, la sanno praticamente tantissime persone, la sua storia, e essendo che è seguita molto, è più facile magari aiutarla o trovarla se è scappata, però, cioè, può anche non aiutarla il fatto dei social, perché se gli arrivano critiche. Ne basta una e magari riescono proprio a spegnerla. Cioè. Che scuola fai? Domanda. Ok, scusate. Faccio un istituto professionale.
servizi commerciali. Cioè, capite bene che se io vi dico il nome della scuola, se voi non siete da qua, di qua, cioè, inutile tanto, non lo capite. Che cosa ve lo dico a fare? Capite? Pri, comunque, se sei in diretta, io le foto te le ho mandate, anche video. I TikTok no, perché ho la memoria piena e non posso fare registrazioni. Però te le ho mandate. Se vuoi ti rinvio quelli che ti ho già mandato perché li trovo nella chat. Se la memoria me lo fa fare, ma la registrazione non posso farla. Eppure c'ho 500 e passa gigabyte, li ho sprecati tutti, cioè li ho usati tutti. Non so perché, come, non ho idea. Dici che ho fatto un glow up? A me sembra un po' il contrario. Mi fate ridere, giuro. Un attimo, a me fanno pisciare le persone che entrano magari in una diretta. Allora, ok, su TikTok ci sta, perché comunque su TikTok ti appaiono nei per te le dirette e magari cioè, ha più senso, non ha senso, però ha più senso che vai a scrivere a una persona in diretta su TikTok, ma chi sei? Cioè, non ha senso, però capite, è meglio di Instagram, perché su Instagram per guardare la diretta di una persona o la segui o l'hai cercata, cioè non è che ti appare senza che lo vuoi, ecco. Quindi mi fanno morire le persone che seguono così. Però non mi rispondi più ai messaggi, ti devo aggiornare io. Non è vero che non ti rispondo. Avvisatemi se Priscilla ha risposto a quello che gli ho detto, perché io non vado in messaggio, cioè non li vedo tutti. Un attimo, prima era tempo. Cioè, sta luce di merda. Cioè, accendiamola un po', attiviamola. Ok, mi ha risposto Priscilla. Grazie, Pri. Scusate se non sto argomentando molto, ma non so che dire. Cioè, letteralmente non so di che parlare. Cioè, io sto aspettando che la mia migliore amica mi dia risposta sul fatto di venire a dormire a casa mia, perché io ho troppe cose da dirle e assolutamente stasera ho bisogno di dormire con lei. Ma non mi risponde. Cioè, non ha ancora chiesto alla mamma, perché domani dovremmo andare a scuola insieme. Solo che la mamma ce l'ha un po' con lei, quindi insomma. Cioè. Io a volte preferirei una notte dove viene a dormire la mia migliore amica piuttosto che uscire e andare in discoteca. Però non sempre, chiaramente. Cioè, da discoteca alla discoteca, però intendo, cioè, capito? Comunque sono molto meglio nello specchio che piuttosto che come sono col filtro lì, solo che se tolgo il filtro sono orrenda nella telecamera, via. Madonna, io mi spavento facilmente quando mi tolgo il filtro. Un attimo, prima. No, perché c'è ancora Priscilla, ragazzi? Sì, c'è ancora Priscilla. Vai, Pri. Entra. Sabato cosa devi fare? Sono allo skin, penso, non lo so. Penso che sono lì. Tu? Tu vai al room, cioè. Ma l'hai visto il video? Il video di quei due? Alzo. Perché a me me l'hanno fatto vedere tutti, non ho capito come se mi interessasse. Pri, entri. E carissimo Francesco Gallo, smettila di fare il verso della gallina, perché. Se non mi accetti, come faccio ad entrare? Pri, ti ho accettato.
Sì, che ti ho accettato. Che cazzo dici? Un attimo, prima rate. Ma sono orrenda così, ragazzi, non ce la posso fare. Sono più brutta col filtro, cioè, non lo so. Madonna. Mi è uscita le stelline, ragazzi, le stelline. Vabbè, meglio questo. Mi dona proprio. Non so se mettermi il correttore o no. E rimane il raffreddore. Buongiorno. Sì, ragazzi. Però, cioè, prima non avevo la voce, adesso la voce mi è tornata un pochino, non del tutto, perché per esempio se adesso mi metto a cantare non dico cosa sembro. Cioè, voi non vedrete il correttore perché ho questo filtro, quindi non vedendo sotto gli occhi. Non so come. Pri, io ti ho accettato, ma sei stupida. Ti ho accettato. Scema. Cioè, anche nelle richieste, tra l'altro, che me le dà la tua richiesta, mi dà accettata. Non mi caricano manco più. Aspettate un attimo che provo a mettere. Ascoltate, provo a mandarla io a Pri, magari così ci riesco. Ok. Riusciamo così. Ma te lo metti di solito luci dall'altra? No. Cioè, buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo. Ok, mi sono. Cosa? Come stai? Ma cioè, nel senso, bene. Non ho un filtro carino. Tu come stai? Bene. Cosa? Farò senza filtro perché non trovo un filtro. Io pure sono senza filtro, piena di cosi. No, pure io. Sì, ma che sbatti, devo mettermi a studiare. Beh, mostriamoci per quelle che siamo. Giusto. Non mi caricano più le richieste di partecipazione. Posso solo rimandarle io agli altri. Ah, ecco, vedi che c'è qualcosa che non va. Perché, sì, a me dava richiesta inviata, ma io non me l'accettavi. No, no, a me dava proprio che te l'avevo accettata. Beh. Ma non è la prima volta. Prisci, hai configurato il telefono. Raga, lasciamo perdere. Ho perso tutte le chat di WhatsApp, un sacco di cose, però. Adesso c'ho l'iPhone 13. Guarda. Sì, forse devo accendere la luce. Però stavo adesso prendo la ringa perché. Cosa stanno scrivendo Mattia Davide con il fratello? Non lo so. Non stavo manco guardando la chat in realtà. Cagna, se ti sottometto se continui così. Ma che cazzo? Andiamo bene. Non credo lo farò. Boh, mi penso di perdermi. Portagli anche l'acqua. Davide, portami dei biscotti anche te. Boh, non ho seguito il discorso dall'inizio, non riesco a capire. Basta col correttore. Ma comunque, ieri sera, cioè, ho visto l'articolo, ma non sono entrata in diretta. Ho visto che ho No, lascia fatto. perdere, te lo giuro, ma poi boh, storia lunga, ti racconto, che ridere. Va bene. Mi hanno chiesto
preferisci tra Davide Gabriel e chi stava meglio? Ma Priscilla, ma che cazzo di problemi hai? Aspettate un attimo. No, accendi, ma che cazzo di problemi hai? Oh. Voglio fare. Beh, che sbaglio sono uscita. Minchia, non riesco a fare un cazzo con questo telefono, sono incapace, ragazzi. Allora, mettiamo la cipria. Dove è andata la spugnetta? Ecco. Ma se non lo sai tu. Stai zitta. Come osi? Io Chiamo anch'io, Pri, lo sai. no. Come? No, comunque, zio Pera, ma non riesci a scaricarli TikTok, Pri, devi capire anche, a parte che se io ti faccio la registrazione, se riesco a liberarmi in qualche modo la memoria, comunque anche se non si vede il mio nome, si vedono tipo pubblica ora ed è brutto. E ti toglie un sacco di qualità, fa cagare, sembra che c'è ancora quell'iPhone, cioè quel telefono burdo. Quindi è meglio. Così direi. Ma perché non c'è il filtro levigazione su Instagram? Perché dov'è che c'è il filtro levigazione? TikTok? Ah. Kanye dovrebbe andare a bambine. Questa è. Ok. Fate mezzo cuore. No, basta, Pri, è troppo imbarazzante fare mezzo cuore. Ma dai, era una mia fanpage. Oh, vabbè. Scandalo. Vediamo, non so se mettermi il blush, Pri, sondaggio. Elisa, deve mettersi il blush. Ora vogliamo. Cioè, perché è più imbarazzante questo che fare mezzo cuore, Pi. Mattia si sta un po' rincoglionendo. Età media 11, ma in che Ma come? senso? Chiedono se glielo consigli il Petrini. Non so se tu vai a scuola al Petrini. Petrini, non si chiama Petrini, si chiama Pertini. Ai, forse ho letto, ma ho sbagliato io. No, non ve lo consiglio, scusatemi, ma no. Fa cagare. Ecco, No, aspetta. aveva. Ma da te non è che si può ricevere informazioni sulla scuola, ti fa cagare tutto. No, ma devo essere sincera, non fa così cagare, aspetta. Ecco. Comunque te, con questo telefono, giuro, non ce la faccio. Perché? Ehi, buofi, sono straimpedita, non riesco a trovare le cose. Dai, Fri. Ciao. Un delfino, che cazzo. Eccomi, Mattia sono Camurandi, arrivato. bombe passi Thomas Camurandi. Bombo passi in arrivo. Bombe passi Davide Cagnes, veloce. Bombo, palese. Bombo, bombo. Bombio Ragazzi. passi, Mattia. Bombio. Bombo. Bisogna bombare. Non c'è un cazzo di luce. Sì, c'è la luce qui, guarda. Basta accendere le luci. È Thomas la luce, è Thomas la luce in Davide. cui Davide. Io bombo, bombo, me lo bombo, me lo mangio. Ah, bah, bah, bah. Oh, le trovate le AirPods? No. Ce l'ho No, ma io. Ce l'ho io. giura. Ma secondo te gli avrò rubato le AirPods? Ma. No, magari ti erano finite in Sì. valigia. Che... Beh, sei tu il ladro, 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 sono Sì, io ti ladro. rubo le cose. Sono l'ultimo rimasto a casa tua, quindi è palese che possa essere stato io. Vedi. Lo ammetti da solo di aver rubato. Ehi, Cioè, wow. Cioè, capisci? quello bello. Aspetta, aspetta, appoggi il cellulare. Wow. Tipo, ehi, Tipo, Davide, oh. comunque, veramente, io più ti vedo. Davide, quando è che possiamo organizzarci per
non so, del sesso selvaggio. Io più ti vedo, più ti amo, più mi innamoro, Davide. Grazie, ci sono le mie. Ciao! Ciao! Ma sei un patento! Ma è un coglione! Oh, no. Ma che è? Priscilla? Poi... Ciao, signor! No, ma spari, ma... Ma chi è? È brutto, ma no, non lo vedo bene. No, non ci credo. Ciao, Delfina. Mattia! Vede... Sì. È il fisso. Ah, no, non è il fisso. Ti... Adesso vedo la oggi tua con... Mattia. Ah, ti faccio fare adesso. Oh, mi ha detto mio figlio che ce l'ha per fare. Cosa sei? Sento io. Davide è uno stronzo, fatto... uno stronzo. Beh, dai, levati, vai a cucinare. Vai, però, fare, però, vai a fare un panino e porta i biscotti a Camorani. Però, porta i biscotti a Tom. Va bene, però. Ci vuole... È bellissimo, Davide. Donna. Donna. Ci piace ancora per questa. Allora, senti una cosa. Ascolta, dite tutti. Io e te siamo in discoteca. Te sei lì che balli. Arrivo io da te così, con un drink in mano e ti faccio tipo... Ehi, wow! Cioè, vieni con me. Siamo in bagno. E perché c'è una boccetta in mano? È il mio drink. Ah, ok, il drink. Accetti, Elisa? No. Se fai no. Così, veramente no. No. Ma come? Vedremo. Vedremo la prossima volta. Oggi perché dopo scatta il terzo articolo, Stai murando a casa. Stai ammazzando qualcuno a casa. Davide ha appena tirato un cazzo. Davide. Io, Cagno. Io non ho capito. Quindi, Cagno e Elisa stanno insieme. Cagno? Non sei... Oh, che tu... Ma esatto, allora non sono stato sento di merda lui. Soldi, guarda, lanciati. Non abbiamo soldi in casa. Mandare soldi, vi lascio l'IBAN qui sotto. Peccato che non va neanche il wifi, non lo paghi neanche quello. Infatti, non ho il wifi, come notate. Non ho internet. Cosa fa? No, oddio, bro. Sta facendo, bro, perché ti... Oh. Oddio, scontro in diretta, punto 10 euro sulla mamma di Davide. Vedi, oh, no. 10 euro. Ah, nuovo... ah! Io poti mandare... Brutta questa presa, una presa quasi scorretta, una presa veramente brutta. Dade, siamo sulla madre per favore. No, buchi mamma! No, 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 no. Io! No. Ho vinto io! Ho le palle in bocca. Ho per bene. Elisa, grazie per tenendo questa live perché queste 1031 persone sono tutte... Vai, Elisa. Cosa? Vabbè. No, poi... dico, sei no! Un po'. Carica. Vabbè, dai. Dai, Mattia, se te parli bene, non ti senti. Secondo me abbiamo una connessione di merda e loro non si Non ho soldi per la connessione, per quello non si sente bene. Ma la faccia... Con quel filtro non ti prendo seriamente. Ma non c'è qui, tanto. Uno dei ragazzi di Italia. Scritto. La faccia di Elisa gelosa della mamma, ma cioè, in che senso? Perché dovrebbe di sua madre? No. Cioè, io sono cazzo di madre. Elisa! Vabbè. Questo è il mio grande cuore. Eh? Quello che è un amore che è bastato. È una puntata di sponso. È diventata una puntata di apposta per te. Raga, io mi sta... Io sento niente. Che cazzo dici? 15. Eccolo. La mamma l'ha trovata. La mamma l'ha trovata. Vai a fare il panino e porti i biscotti al signor Thomas. Ma che appena vuoi. Magnaccio. Sono Sid. Eccolo. Guarda che bello. Ma cos'è Elisa gelosa? Ma che problemi avete? Elisa, è vero. Sì, no, anche secondo me. Il fotografo proprio dalla faccia. Aspetta, il fotografo mi ha inviato le foto del 18esimo. È il mio cucciolo. Mandale! Cucciolo. Bello col baffo, fammi vedere col baffo come sta.
tosta. Beh. Pablo Escocamo. Pablo Escocamo. Cosa sta facendo Davide? Davide, Circo Orfei, cos'è? Sai, non mi vedo molto. È stata bocciata a causa del collegio. Quello brutto. Cos'è successo? Attenzione. Cos'è successo? No, vabbè, Elisa ormai è abbonata. Cioè, ogni giorno c'è un articolo. Ma poi il bello è che gliel'ho detto a loro in diretta. Ah, vale. questo qua è bello. Vale. Per chi non ha visto la diretta, lo può guardare, capito? No, questo è bello, questo è il mio. In diretta. Questo è il mio. Fate uno screen e mandatelo a mia mamma. Dei cani? Bello, questo che... Ma che page, non so, ma fatelo a mia madre, grazie. Capisco che... No, Vabbè, lo converte così. Bellissimo, intanto stai provando i filtri. Sì, infatti. Quindi non voglio la bistecca, quella roba là. Stanno collegio. Palle di toro. Le mie palle. Lo rifarei, però. Io non rifarei nulla. Io sì, con te, però. Io con te, Davide, farei tantissime cose. Anch'io, baby. Ci vediamo domani, 8:30. Io, te e lui, insieme. Guarda, qua chiedono, Cagnas e Elisa, quando il prossimo limone? No! Tra due settimane. Tra due settimane cosa succede? Prendo l'aereo. Non è vero. Non è vero. Perché questi messaggi manco l'avevano visto, poi. Prendo l'aereo io. Ne abbiamo parlato ieri sera. Vai fino a là. Mattia, fai vedere i piedi e le tue dita enormi? Fammi vedere i piedi. No, voglio vedere prima i tuoi. Mattia, fai vedere i tuoi piedi enormi. No. Sono un 44. Oggi che fanno screen e poi li vendono, Amen. Se vedete, se sembra neri è perché c'è il filtro, cioè ci sono calzettini bianchi in realtà. Non è vero, è perché sei sporco, hai i piedi neri. Non si lava, questa è una denuncia. Beh, Thomas, neanche tu ti lavi, io mi ricordo quando ci siamo finiti a letto io e te. Dalla doccia. Io ragazzi vado in palestra perché sennò non riesco a pompare per bene e non si fa da solo. Quindi vada. Io... Bacino a tutti, ciao a tutti ragazzi. Seguitemi. Ciao. Vabbè, io vado a prendere le foto. Vai, mandaci. Ciao. Ciao a tutti. Ok. Rieccoci nuovamente noi. Eccoci, io e te per sempre, Pri, ricordatelo sempre, noi siamo... Ci sono stati un po' dei distrattori, non so come si dice. Ah, via. Nulla, Elisa, cioè facciamo che ti faccio un'intervista. Hai delle dichiarazioni da rilasciare? Sì. Sentiamo le sue dichiarazioni. In realtà, in questo periodo mi stanno chiedendo se mi piace Davide, se mi manca Gabriel. In realtà la risposta è che io amo Priscilla. Questa è una dichiarazione per te, Pri. Io ti amo. Io voglio stare con te. Beh, però pensavo, cioè io questa cosa volevo tenerla lontana dai social, cioè capito? Beh, però ora che ci siamo... Vabbè, giusto. Cioè... Erano tutte coperture, diciamo. Esatto, era per non farli, per farlo capire, però diciamo che alla fine... No, esatto. Voglio vedere le foto, le ho mandate, voglio vedere. Aspetta, le guardo io. Ah no, cazzo, non ho WhatsApp su questo tema. Stupida! No, hanno taggato Webbo perché ho detto che ti amo. No, ragazzi, tra me per amicizia, state tranquilli. Non rimanerci male, Pri, è una relazione impossibile, lo sai meglio di me.
Però quando ci vediamo, le cose che mi fai, cioè... Sopri, che cosa lo dici? È per te certe cose. Mannaggia, Pri. Che ridi, no, ma che bello che... Cioè, magari c'è qualcuno che non sta capendo che stiamo scherzando. Certo che l'hanno capito. Sì, ma tu perché io non stavo scherzando. Belle le corna, sì, ma... non bisogna vergognare, mi raccomando. Bisogna uscirne più forti. Ma comunque bisogna andare a testa alta, poi se le sbatti via ti farai un po' male, però vabbè, giustamente si impara a abbassare la testa quando ci sono le porte. No, ragazzi, comunque Gabriele non mi ha messo le corna, tranquilli. No, esatto. Cazzo, quanto... Ti trucchi, Belin sembra una bambola. Ma che cazzo state dicendo? Che ho messo il correttore, il blush e la sopracciglia. Vabbè. Cioè, prima, letteralmente. Anzi, forse sono anche peggio. Ma perché state taggando uguale? Cos'è? È un funghetto. Aspetta, devo... Prima, mi spieghi perché stanno taggando Webbo? Non lo so. Chiedilo a loro. Secondo te è sbagliato tradire una persona? Sbagliatissimo, perché se proprio vuoi tradire una persona vuol dire che la devi lasciare prima, perché non... Esatto. Cioè, se tu sei consapevole di non provare più niente per quella persona, bla bla bla, quello che è, glielo dici prima e poi agisci. Perché le corna sono brutte, anche per la reputazione, poi. Cioè, se vai sì, a... per la reputazione, ma in generale, cioè... Sì, ma... Ho messo le corna, cioè, che coglione sei, capito? No, sì, esatto, non ci sta. Anche perché si è sempre consapevoli quando si fa qualcosa, quindi... Ecco. Fate i bravi. Gabriel is on fire. Webbo ingiustamente taggato. Smettete di taggare Webbo. Pri, tu non ti trucchi, c'è cioè solo un po' di mascara e basta. Cioè, sono tutti fissati con queste corna. Per me la cosa più importante era la storia che avevo messo, non le corna. Comunque io direi, ragazzi, firmiamo un contratto. Basta parlare con Gabriel. Basta. Firmiamo un contratto. Guardate, io la firmo. Aspettate. Esatto. Cosa va segnata, allora? Basta. Giusto. Adesso vi inquadro anche giù, così potete vedere meglio. No, cioè perché dopo ti copiano la firma, Basta. Parlare. No, è una scrittura di merda, ragazzi, la rifacciamo. Non ho capito come lo stai scrivendo. Basta. Parlare. Di Gabriel. Perché basta. Irma. No. Ragazzi, firmate anche voi. Firma spettatori. Aspettate che metto anche quella. Questa è per voi. Secondo me Webbo segnala troppo questa storia d'amore che è finita male. Ragazzi, stop con questa storia. Smatto. Smatto, smatto, smatto. Poi io amo Webbo, nel senso che tantissime cose le scopro grazie a Webbo, per dire. Ma anche io. Cioè, tipo, scopro un sacco di cose. Ma non solo gossip, sto parlando proprio di... Cioè, non ti dicono solo gossip, ma anche cose... Tipo? No, perché... tipo... Cioè, tipo, come funziona fare quella cosa lì o quella cosa... Cosa stai facendo? Poi stacchi tagga Sfera, ma chi è che tagga Sfera? Che problemi avete?
Vabbè, ci facciamo, chiudiamo, andiamo a vedere le foto. Sì, voglio troppo vedere le foto. È stato un piacere. Grazie a tutti i ragazzi della visione. Giusto, si dice così? Boh, di averci fatto compagnia, dai. Di averci fatto compagnia. Ciao a tutti. Mua mua.